Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su We Are Football 2024, Football Manager. Ora, io non porto molto spesso giochi di sport, di calcio, ma mi sembrava interessante, soprattutto c'è stata l'opportunità con THQ Nordic di avere questo titolo e ve lo voglio portare. Il gioco costa, almeno la versione più vecchia, 25€, quindi presumo costerà più o meno uguale. Non è assolutamente da confrontare con un Football Manager normalissimo. Perché? Perché Football Manager è il re dei simulatori e questo non ci si avvicina minimamente, ve lo dico già. Ma la cosa interessante è che, vabbè, a parte il fatto che qua c'è l'editor, che FM vi vende a pagamento a parte, non hanno i nomi reali, ma qui potrete contare sicuramente a poche settimane dal lancio, se non pochi giorni, dei database ufficiali creati dagli utenti, ma al momento non ci sono. La particolarità è che potete sia fare calcio maschile che femminile, io scelgo il calcio maschile, tanto alla fine i giocatori sono comunque inventati, avete la possibilità di scegliere quali nazioni simulare, quindi America del Sud, l'Europa, l'Asia, non c'è l'Africa, noi facciamo solo l'Europa con la selezione dell'Italia, oddio poi possiamo eliminare anche le altre. E qua ci dice lo stato della nostra partita. Voglio eliminare più cose possibili in modo da favorire un avvio rapido della partita. Quello che, diciamo, non tiene conto, se non caricate una nazione, lui vi genera comunque le squadre, ma non viene monitorata il campionato, insomma. E andiamo subito in Italia e vi faccio vedere, perché il gioco ha delle cose simpatiche che lo rendono più vicino a un PC calcio, come era ai tempi di fine anni 90, inizio anni 2000. Io sono stato un gran giocatore e potete giocare in più giocatori come si faceva appunto con quello. Allora, Indy, la mia data di nascita, la mia livello. Se abbiamo già raggiunto un livello di abilità giocando, lo possiamo, diciamo, riportare anche qui. Gioca con funzionalità famiglia, non so cosa sia, ma io la seleziono, mettiamo le lingue che conosciamo, possiamo aggiungere un nuovo allenatore o andare avanti. Non ci sono membri della famiglia. Ah, ok, potete creare... Sofia Vacca, la riproviamo. Ok, Miriam Alessandri, partner. Sì, dai, facciamo così. Personaggio pigro, testardo, dominante, versatile, ambizioso, sfacciato, talento artistico, dai. Ok. Simula vita privata? Ok, perché avete tutta questa cosa che negli altri giochi non ci sono, dove potete simulare o comprare un animale, un gatto e così via. Non mostrare eventi personali durante... No, ci sono anche gli eventi personali, quindi è importante. Fissa data. E qui potete scegliere l'attività familiare. Quindi questa è una cosa in più, insomma, che potrete dedicarci tempo poi. Adesso io sbarazzati dell'animale. Desideri i membri della famiglia? Mamma mia. No, questo è abbastanza... Non l'avevo fatto nella mia prima partita che ho fatto e non so cosa stia generando adesso, perché gli ho detto di tornare indietro. Andiamo avanti. E qua abbiamo la possibilità di scegliere il livello di difficoltà, quindi dal budget, le strutture del club. È molto interessante perché... Vabbè, qua potete giocare... Questa è strana, perché potete giocare semplicemente la Coppa del Mondo, potete giocare un campionato europeo, potete crearvi il vostro club da zero e quindi creare lo stemma, creare tutto. Nessuno ti può licenziare. Questa è una funzione che non c'è in FM. Qui in We Are Football c'è. Quindi potete crearvi il vostro stadio, il vostro, e far crescere il club. E se retrocedete non vi succede nulla. Abbiamo la carriera e poi la selezione del club. Qua la carriera vi fa delle domande. Fa: tu cosa preferiresti tra questo, questo e questo? E poi vi propone delle squadre. Io faccio invece selezionare il club e posso andare a scegliere una delle squadre. Adesso io non voglio star lì a scegliere quale sono... Gioca con gli esoneri, quindi qua potete eliminarlo. Ci sono... Io faccio il Lazium, giusto per... Così. Non ho scelto a caso, niente di... vorrei un contratto più lungo. Accetta. Voglio allenare una squadra nazionale? Ok, perché potete allenare anche la nazionale.
caloroso benvenuto. Io salterò tante cose, ma vi voglio far vedere la visualizzazione dello stadio, che vi fa vedere lo stadio com'è, dove verranno simulate le partite. Possiamo vedere anche la panoramica delle strutture del club. Qui potrete andare a costruire voi stessi le varie strutture, quindi dal classico ristorante, le strutture per favorire la riabilitazione dei vostri giocatori, l'allenamento, la palestra, il calcio tennis e così via. Potete andare a metterci mano. Non ci sono purtroppo i nomi reali, ma come vi ho detto arriveranno. Preparativi per la stagione. Punti azione per iniziare. Ci sono dei punti azione che vi vengono dati che potete usare per mandare delle trattative a vostro favore. Devo ancora capire, vogliamo raggiungere la prima posizione, la Lazio, ma non lo so se... no, facciamo seconda posizione, dai. E qua vedete, potete usare il punto azione per favorire la vostra... Ok, per farvi accettare, diciamo, la vostra proposta. Qua potete cambiare eresia in il colore delle maglie e qua potete scegliere le regole che mi riguardano, quindi punto sull'esperienza, l'età non ha importanza, scommetto sulla gioventù, l'età non ha importanza, sviluppo a lungo termine, giochiamo un calcio offensivo e qua mi dà più o meno popolarità alla dirigenza la mia scelta. Andiamo avanti e qua abbiamo, sì, forse l'unico nome che risulta che con la Lazio ormai non c'entra più nulla è Acerbi, ma gli altri sono tutti, hanno tutti una faccia più o meno realistica, se non che penso sia una IA che le abbia generate, perché vedete che la posizione della bocca è sempre la stessa, non cambia niente. E ognuno poi ci viene segnalato il brutto di giocare con i giocatori così inventati, e che all'inizio loro vi dicono, il gioco vi dice, il punto forte, l'acquisto top di quest'anno è stato lui, ma lui non sapete chi sia, quindi. E hanno i loro perk, le loro abilità, passaggi lunghi, recupero palla, marcatura, potenza di tiro, questo vi semplifica un pochino, e qua avete anche la fine del contratto, quindi avete la possibilità di andare a vedere un sacco di cose, i progressi degli allenamenti, con quello che loro potete spendere gli punti abilità, cioè è uno strategico alla fine, ed è un gioco che in questo video io non vi spiegherò a giocare perché non lo so giocare nemmeno io, ma vi può spingere a acquistare questo piuttosto che quell'altro più famoso e probabilmente molto più simulativo, per il fatto che abbia questa cosa, inizio questa diciamo forma. Ora andiamo avanti. E qua andiamo a vedere quello che è la situazione in casa nostra, con la squadra affiatatissima, stile di gioco, possiamo fare le condizioni di allenamento, quindi andare a cambiare questo attacco controllato, possiamo incrementare, spendiamo un punto azione per incrementare questo giocatore, adesso ad esempio, possiamo ingrandire le strutture del club. Possiamo, vedete che questa è la struttura del club, dove possiamo andare in modalità di costruzione ed espandere la sua diciamo, struttura. Possiamo visitare il museo, se noi lo abbiamo costruito, possiamo camminare nel museo della Lazio e vedere tutte le coppe conquistate. Coppa nel 98. Allora, Supercoppa del 98, ok, ma la Coppa del 98 cos'era? La Coppa Italia? Coppa Europea del 99, sì, questa l'ha vinta, mi ricordo. Dovrebbe avere anche lo scudetto del 2000, Supercoppa 2000, Coppa 2000, Campionato 2000, eccolo qua, infatti. Coppa 2004, sì. Siamo pronti, meglio tardi che mai, il meglio deve ancora venire, sia quel che sia. Ok, carino, simpatica sta cosa. Allora, questa è cosa va bene e cosa non va bene in casa, e ci vengono dette le varie criticità. Pochi giocatori creativi, avvertimento, ha imposto vacante nel vivaio, ci sono veramente un sacco di cose. La squadra riserve, abbiamo le giovanili, abbiamo il dipartimento medico, gli osservatori, quindi la possibilità di andare a parlare con i giocatori, studiare il mercato dei giocatori, abbiamo il calendario. Scusate, no, questo è l'organizzatore di eventi, quindi possiamo, si aspettano nel trasporto, possiamo andare a scegliere il tipo di alloggio, i costi, cioè ci fa fare un sacco di cose, deleghiamo perché non abbiamo tempo, ci sono anche un sacco di domande che vengono fatte, possiamo organizzare un ritiro, cioè ci sono tante cose che su FM non succedono, qua crea più gioco di ruolo, più immedesimazione. Questo è lo stadio, non, giochiamo al Colosseo probabilmente. No, tra l'altro poi, che mi ricorda anche PC Calcio, è, a parte le strutture si possono migliorare, ma ci sono anche i prezzi dei biglietti.
quindi la possibilità di andare a vedere i bilanci, la vendita biglietti, prestiti le quotazioni in borsa, cerca un investitore, si può andare a fare un sacco di cose di questo tipo. E dovrebbe esserci anche il merchandise, che è questo, il marketing, quindi la possibilità di andare a vedere e decidere i prezzi. Abbiamo la dirigenza col nostro contratto, infatti ci hanno dato il 2026, abbiamo chiesto un contratto più lungo. Carriera, contratto personale. Ah, possiamo mettere in calendario, mettere i vari appuntamenti e quindi gestirci la nostra vita privata. Ed è bellissimo questo, secondo me, a parte che una volta mi sarebbe interessato di più che oggi. Abbiamo la formazione, i tifosi, con lo stato generale dei tifosi, motto breve respect, e budget mensile per le coreografie, sussidi per le trasferte, insomma, si fanno tante cose di questo tipo. Non so dove sia, però la mia giovanili, la mia vita privata, personale. Ok, sono io, organizzo un colloquio con la dirigenza, non mi interessa. Torna indietro. Potenzialmente interessa il tempo di gioco, network, dovrebbe esserci anche la carriera, la vita privata, quindi possiamo impostarci. Io scoppio di energia in questo momento, beato me, e posso settare in automatico uno studio di una lingua piuttosto che fare sport una volta a settimana, un allenamento aggiuntivo, organizzare una festa, incontrare i fan e qua abbiamo la famiglia con vabbè, insomma. Membri della famiglia, fissa data, fidanzamento, cioè, vabbè, gestiamo anche la nostra famiglia. Ora, l'ultima cosa che vi vorrei far vedere, perché credo che magari alcuni di voi si saranno già fatti incuriosire dalla mole di quantità, che io non vi spiegherò perché io stesso non conosco. Vedete, i biglietti nello Skybox costa 100. No, no, piace? Vabbè, sì, insomma, costa. E qua mancano 4 giorni all'inizio della campagna abbonamenti. Vuoi assistere tutti i sorteggi di Coppa? Meglio evitare. E abbiamo una relazione con Miriam. Va bene, sì. Non ha un club preferito. Vabbè, la faremo laziale probabilmente. Allora, Ammo Drami si è in ritardo per l'allenamento in colpa al traffico. Deve pagare la multa. Esce anche questo. Vedete che avere i nomi reali sarebbe molto più figo perché ci farebbe capire. Vabbè, insomma, qua io non so che cosa. Richiesta di trasferimento. Rifiuto. Numero massimo di abbonamenti vendibili. Va bene. Ora inizia la campagna abbonamenti. Ma quello che io vorrei fare, vedete che mancano 28 giorni alla coppa. E quindi io vorrei, rifiuto, non vendo nessuno, non tocco neanche la formazione perché vi voglio far vedere giusto come funziona, escono un sacco di parametri, poi se volete magari andare a leggerveli tutti ci sono. Ora io vi dico, al momento mi intriga parecchio e mi intriga, la prima volta che l'ho visto mi aspettavo altro, poi mi sono un attimino informato meglio sulla, diciamo, il tipo di gioco di cui stiamo parlando e in effetti devo dire che al momento non avrei il tempo di giocarlo, ma guardate anche la pianificazione dell'allenamento, che è fighissimo. Possiamo pianificarlo o lasciarlo pianificare. E quello che vorrei andare a fare è la batteria. È la batteria, sì, la batteria è lì, è un nuovo hobby. È un giocatore dice che è un nuovo hobby la batteria. No, quello che vorrei fare è la simulazione della prima partita. Così faccio vedere. Niccolò Salvi, io non so chi sia. Ma rifiuto, non lo mando al Barcellona. Io mi ricordo che c'era un gioco simile che era FIFA Manager ed era figo perché c'erano anche gli eventi in partita dove potevamo rispondere a delle domande e quindi fare una scelta. Organizza un colloquio. Vabbè, pianifichiamo il colloquio e vediamo come funziona. Risultati degli allenamenti ci vengono dati ogni giorno. Andiamo avanti, colloquio col giocatore. Sì. Davide Baglio passa nella prima squadra. Vabbè, mancano 17 giorni. Intanto vediamo se succede qualche altra cosa. Non si gioca così, chiaramente, però.
Aumenta la forma fisica della squadra fino a 90. Il tuo contratto è stato prolungato di un anno. Inoltre, il tuo stipendio è aumentato del 5%. Ok, vedete, più una sorta di gioco a missioni, un gioco di ruolo dove noi interpretiamo il nostro allenatore nella sua, anche nella sua vita privata. Questo ricorda anche un po' il New Star Soccer fino a un certo punto. Incrementa ancora questo giocatore. Vedete, ci sono le sue abilità, ma non andrò a vederlo adesso perché vogliamo andare alla partita. Allenamento generale. Trova sponsor pubblicitari, questo come si faceva anche su PC Calcio. Il discorso è, all'inizio io pensavo, ma cavoli, viene venduto 25 euro su Instant, comprate 25 FM, però effettivamente FM è molto complesso e questo è forse più distensivo, più diciamo, più basato su eventi, più... spendo i punti abilità, colleziono i punti abilità, potenzio lì, potenzio di là, più un gioco di ruolo calcistico, insomma. Quindi, proposta 1. Allora, i club tradizionali dovrebbero ricevere più soldi. Trattative TV. Allora, qua possiamo scegliere va, in base all'anno di fondazione, in base agli anni trascorsi in campionato. I club tradizionali, no, rispondo questa e aumento la mia popolarità. Obiettivo allenamento, vedete qua abbiamo dei parametri, ma ovviamente sono indistinguibili con tutti questi giocatori così. E non si riesce a capire, cioè, si può andare a scegliere dove mandare il tipo di allenamento. Sto facendo completamente a caso. Abbiamo Benevento Lazio ora, che andremo a giocare. Un evento squadra per migliorare lo spirito di squadra. Si dovrebbe. Evento e squadra il 1° di agosto. Va bene. Max Acerbi si ritirerà a fine stagione. Ora abbiamo l'evento di squadra il 1° di agosto. Imparano a fidarsi del gruppo. Devono superare insieme ostacoli e aiutare i compagni quando cadono. Spirito di squadra aumenta di 3 punti. Evento di squadra di scalata. Ok, abbiamo fatto la scalata tutti insieme. Sembra che sotto osservazione contessa parte del London. Ok. Dai, andiamo verso la partita. Il primo turno di Coppa, presumo Coppa Italia a sto punto. Abbiamo il pre-partita. Va bene. E ora iniziamo la partita. Primo turno. Qua abbiamo la formazione. E iniziamo la partita. Ora, questa è la simulazione. Non farò sostituzioni, è giusto per farvi vedere. La cosa brutta è che è a spezzoni, quindi qua sappiamo che è un attacco Lazio che non va di Bernardo Duranda. Poi rimane qua qualche secondo fermo per farci riflettere su quanto è successo. Possiamo fare sostituzioni, cambio tattiche, cose varie, però noi sappiamo già che cosa succede. C'è una sorta di visione degli highlights, quindi attacco Lazio, quindi sappiamo che stiamo attaccando noi adesso. Il tiro e la parata. Non è come FM dove vediamo tutto lo spezzone di un'azione dove magari parte da una parte, recuperano palla, c'è un contropiede e c'è il gol. Quindi, però siamo sempre davanti noi ad attaccare. Quindi Bernardo Duranda la passa di là, è tutto molto telefonato come sistema. Ed è gol di Josef Jensen. Bene, al 24esimo andiamo in vantaggio. Siamo ancora noi in attacco. Ed è gol. Jensen, secondo gol. Assist di Duranda. Perfetto. Velocità delle scene. Veloce, velocità molto alta. Dovrebbe andare più veloce adesso, infatti. Che è un po' più realistico. Palo esterno. Bello. Non lo trovo particolarmente, diciamo, intrigante questo. Infatti qua siamo anni luce indietro, ma il gioco credo non punti neanche a questo. Perché ha il suo perché questo gioco, comunque, calcolando che di simulatori di calcio, se ne conoscete altri, fatemi sapere, ma non ce ne sono tanti, soprattutto validi. Non c'è mai stata molta storia su questi. Una volta c'era Scudetto, ora c'è FM. Questo è un'alternativa. Che io apprezzerei tanto nel mondo dei calcistici anche qualche simulatore fatto bene della vita del calciatore, perché c'era New Star Soccer che però è piuttosto datato, non c'è più nulla di così valido come quello ormai. Una volta c'era Scudetto,
un gioco per la PlayStation 2, mi pare, che era Soccer Life o una roba del genere, che era carino, ma non è un mercato che va a quello, probabilmente. Purtroppo sugli sport non c'è mai una gran scelta, cioè c'è sempre il titolo ottimo e tutti quelli che fanno bene altre cose. Questo fa bene tutta quella parte di immedesimazione, insomma, di vita privata, di scelte multiple, di puntiabilità, un po' alla gioco di ruolo. Ora, voglio capire se riesco a saltare tutti questi tempi morti qui, ma non riesco, mannaggia. Matte trucco, attenzione, prende la palla, l'avrei messa in mezzo, recuperata. Lisandro Guerriero salva il Benevento. Durata visuale. Calcio di punizione di Leonardo Carnevale che ci prova lo stesso. La para. Va bene, dai. Attacco Lazio di nuovo, Bernardo Duranda, Duranda al limite dell'area, il tiro da fuori e la rete, non posso urlare, però l'avrei fatto. Punteggio sempre più tondo per la Lazio, ora attacco del Benevento al 75esimo, Nespola, Nespola, Nespola da solo, il tiro e la rete, il gol della bandiera del Benevento che accorcia le distanze al 75esimo della ripresa. Bernardo Duranda ora al 76esimo sul calcio d'angolo, in mezzo per Rizzo che viene fermato da Luca Rocco con una grande parata. La partita ormai sembra in cassaforte per Lazio che attacca nuovamente all'87esimo con Aslanovic, Duranda di nuovo e Salvi ribadisce in gol per il 4-1 finale. Credo finale perché 4-1 finisce, tempo di recupero, c'è Duranda ancora su calcio d'angolo e la butta in mezzo, no, la butta a lato, Jensen a giro, gol da fuori area, un grandissimo gol. Per il 5-1 della Lazio che si impone sul Benevento nella prima partita del primo turno di Coppa Italia. Ora la partita è finita e basta, c'è il successo in Coppa. I commenti sotto degli opinionisti, dei tifosi e così questo mostra. No, Aslan ci ha fatto bene, no? Inizio a conoscerli un po'. Poi ha più senso il fatto dei nomi generati a caso se vi create la vostra partita, anche se in realtà vi ammazza un po' il calciomercato perché dovreste magari spulciarvi tanto i dati di gioco per capire quali giocatori valgono. Se invece si importasse, perché c'è già il workshop, ma il gioco non essendo ancora uscito, lo sto giocando 3 giorni prima dell'uscita, 2 giorni ormai prima dell'uscita, non c'è ancora nulla. Però insomma, questo è We Are Football 2024, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao!